Ancora oggi i precari sono più di 500.000 nelle nostre scuole che hanno più di 36 mesi di servizio, non hanno una progressione stipendiale, cioè non hanno gli scatti di anzianità, anzi quando entrano in ruolo hanno una ricostruzione di carriera raffreddata rispetto agli anni di preruolo. Sciopero nazionale, sindacato ANIAF, abbiamo qui il presidente Marcello Pacifico. Pacifico, è appena terminata una riunione, un incontro. Siete saliti al Ministero dell'Istruzione, quali accordi avete raggiunto e cosa vi siete detti? Abbiamo chiesto innanzitutto all'amministrazione di lavorare su quattro punti diversi. Il primo punto è quello prettamente amministrativo, che è quello di poter pubblicare le graduatorie graduate di questo concorso. In tantissimi doni non sanno qual è la loro posizione, tra l'altro si continua a chiamare fino a dicembre per scorrimento di graduatorie, a volte ci sono dei rinunciatari, c'è chi ha delle preferenze e quindi sarebbe nell'ottica della trasparenza e del buon andamento della pubblica amministrazione pubblicare comunque la graduatoria, l'elenco di tutti coloro che hanno superato la prova. Il secondo grande problema, a nostro avviso, si può risolvere dal punto di vista legislativo anche in legge di bilancio, quello di ammettere chi ha superato questa prova, quindi ammettere tutti gli idonei a frequentare il corso abilitante. È importante anche per poter lavorare dalle GPS, è importante anche nell'ottica magari di un futuro doppio canale di reclutamento, e qui c'è il terzo livello è il rapporto con la Commissione europea, cioè convincere che la realtà italiana è particolare sia come sistema di reclutamento sia come storia, che ha riconosciuto sempre agli idonei la possibilità di essere inseriti nelle graduatorie di merito. Abbiamo pure paventato anche l'idea che reintroducendo la col veloce magari qualcuno potrebbe essere assunto anche in un'altra regione, e questo è tutto un interesse nello Stato, quello di utilizzare i migliori. Ma non ci sono solo i migliori, ci sono anche i precari storici, che è il motivo per cui noi oggi abbiamo scioperato. Precari storici, quali possibilità vi sono che si sblocchi la situazione, in particolare per chi ha svolto almeno 36 mesi di servizio? Ma è chiara la procedura di deferimento dell'Italia in Corte di Giustizia Europea. Oltre alle sanzioni che decidono i giudici, l'ANIEF ha fatto restituire 22 milioni di euro negli ultimi 21 mesi a più di 10.000 precari o già precari. Oltre a quello si aggiungeranno le sanzioni amministrative della Commissione Europea nei confronti dell'Italia. Quindi l'Italia dovrà per forza provvedere. A fare che? Ma noi chiediamo che faccia un doppio canale di reclutamento, estendendo alle graduatorie per le supplenze l'assunzione anche su posti curricolari, in maniera tale da evitare a priori l'abuso dei contratti a termine e assumere i precari anche storici che sono da anni nelle nostre graduatorie. Dall'altra parte però abbiamo chiesto anche con questa giornata di sciopero di far stanziare in legge di bilancio delle risorse per garantire attraverso una specifica indennità di servizio quella in stessa indennità che oggi è riconosciuta solo se fa ricorso. Chi ha avuto un abuso dei contratti dopo 36 mesi ha diritto fino a 24 mensilità in base alle annualità di abuso, e noi vorremmo che invece fosse data per contratto e per legge. E in ultimo il principio di parità di trattamento. Il parità di trattamento, che deve essere parità di trattamento economico e giuridico. Ancora oggi i precari sono più di 500.000 nelle nostre scuole che hanno più di 36 mesi di servizio, non hanno una progressione stipendiale, cioè non hanno gli scatti di anzianità, anzi quando entrano in ruolo hanno una ricostruzione di carriera raffreddata rispetto agli anni di preruolo. Se sono supplenti brevi e saltuari non hanno il salario accessorio, la retribuzione professionale ai docenti e il contributo individuale accessorio, una voce di 200 euro al mese per il personale docente. Non hanno diritto alle ferie monetizzate ancora oggi, nonostante delle sentenze della Corte di Giustizia Europea, solo se ricorrono in tribunale possono ottenere questi diritti. Non hanno poi addirittura gli stessi permessi o assenze del personale di ruolo. Ecco, dobbiamo ottenere questo, si chiama principio di non discriminazione, ce lo chiede l'Europa, ma non siamo oggi a protestare anche per i soli precari, siamo per tutto il personale, perché gli stipendi purtroppo si sono sempre più abbassati e l'età pensionabile è sempre più aumentata. Grazie a Marcello Pacifico. Grazie a tutti voi.